premio per la didattica, Vito Nicola Paradiso. Premia maestro Biraghi da... Allora, la motivazione. Pugliese, diplomato in chitarra con il massimo dei voti e la lode, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Ha tenuto concerti in Italia e in tutta Europa, esibendosi in prestigiose sale e teatri. Nel 1996 è stato invitato per la seconda volta in Irlanda, unico italiano al Dublin Guitar Week, festival internazionale organizzato dall'Istituto Spagnolo Cervantes. Già docente di conservatorio presso scuole medie di indirizzo musicale, invitato regolarmente a tenere masterclass. È autore di numerose pubblicazioni, principalmente di carattere didattico, come il celebre metodo della chitarra volante, diviso in tre volumi con CD allegato, pubblicato dall'edizione Corsi di Milano, che ha avuto un grandissimo successo di vendite, diventando un vero e proprio bestseller librario. La chitarra volante è adottata anche in diverse scuole e conservatori europei ed anche americani. Prima il maestro Biraghi. Facciamo una micro domanda ai premiati, tanto per far sentire anche la loro voce. Non sono della polizia tributaria, ma quanto ha venduto la tua chitarra volante? Vorrebbe chiedere alla casa editrice, perché insomma penso parecchi libri. In questi anni veramente è stato un grande successo. Quindi... Qual è stata la chiave di questo successo? Ma guarda, forse il fatto di essere rimesso dalla parte dei ragazzi, e quella è la cosa importante, perché tutti i metodi che, almeno quelli che c'erano fin quando ho fatto la chitarra volante, erano pensati sempre con la testa del maestro. In questa maniera sono riuscito un po' forse ad entrare nell'indole del bambino, del ragazzo che si accinge a studiare la musica, e forse la cosa più importante, soprattutto per l'inizio, è quella, è il fatto di non dover studiare il famoso solfeggio, e quindi partire chiaramente con la pratica direttamente sullo strumento. Questo forse è successo, la chiave del successo della chitarra volante. Insomma, signori, se avremo una nuova generazione di agguerritissimi piccoli allievi che a frotte verranno a popolare i nostri conservatori nei prossimi anni, lo dovremo anche a questo signore. Un applauso. Premio per la composizione, Gilberto Cappelli. Buon auguri. Motivazione. Nato a Preda più alta nel 1952, ha iniziato a 14 anni a frequentare il Conservatorio Martini di Bologna, dove si è diplomato in pianoforte, direzione di coro, direzione d'orchestra e composizione con Manzoni e Clementi. Attualmente titolare della cattedra di armonia e contrappunto presso il Conservatorio Maderna di Cesena. Come compositore è stato invitato ben 5 volte alla Biennale di Musica di Venezia e sue opere sono state eseguite dai pomeriggi musicali di Milano, al Festival Pontino e numerose altre manifestazioni. Nel 2002 ha vinto il prestigioso premio Abbiati della critica italiana per la miglior composizione dell'anno. Le sue opere per e con chitarra che si distinguono per qualità e originalità. Tra i vari recentissimi segnaliamo la composizione intitolata Per Segovia, scritta nel 2012. Buon lavoro. Un attimo Piero, perché forse la cosa più naturale è che la domanda la faccia tu. Ci sono i compositori segoviani, ma adesso ci sono anche i compositori bonaguriani. Io gli chiedo una cosa che non c'entra niente con me. In una sua intervista una delle cose più simpatiche che ha detto è che il suo amore per la chitarra da compositore che non è chitarrista, tra i tanti motivi, oltre al suono, alla bellezza, il fatto che la chitarra è uno strumento debole, nel senso che ha avuto una
storia in cui non sempre era la ribalta della grande musica, e lui sente una simpatia per i deboli. Vuoi commentare questa tua frase? Effettivamente è uno strumento molto debole, diciamo, dal punto di vista, insomma, confrontato con altri strumenti che hanno un suono forte, un suono potente, eccetera. E poi soprattutto la cosa che avevo notato era che i chitarristi, quando studiavo composizione, erano sempre un po' messi all'angolo, così diciamo. E io invece avevo molta simpatia per loro, perché tra l'altro erano simpaticissimi, non si davano le arie che si davano altri strumentisti, senza fare nomi, avete già capito a chi mi riferisco. E quindi li ho trovati sempre molto bravi, molto buoni, così. E quindi quando, diciamo, ho cominciato a scrivere qualcosa, non subito, perché mi ci è voluto molto, perché è difficile scrivere per chitarra, e la morte di un mio carissimo amico chitarrista, purtroppo, è morto in un incidente, diciamo, tragicissimo. E mi ha stimolato a scrivere una composizione, e diciamo cercando di dare a questa composizione tutta la forza che forse, diciamo, le composizioni classiche hanno meno e che invece i compositori contemporanei possono dare. E quindi anche questo grazie a tutti. Prendo per il miglior CD Frederick Zigante, integrale per chitarra sola di Villalobos, Brilliant Class 2011. Motivazione. Sentiamo la motivazione. Nato in Francia ma cresciuto a Torino, si è formato con Alirio Diaz, Alexander Ragoia e Ruggero Chiesa, diplomatosi presso il Conservatorio di Milano. Ha iniziato giovanissimo una brillante attività concertistica internazionale e ha un'intensa attività discografica, affiancata registrazioni radiofoniche per la BBC, Radio France, Radio Suisse Romande, Rundfunk per DDR e la RAI. Nel 1996 ha vinto il premio per il miglior CD con le rossignate di Giuliano, il primo coviglio di chitarra, e successivamente nel 2006 la chitarra d'oro per la ricerca musicologica all'undicesimo convegno di chitarra, sempre di Alessandri. Quindi è la terza chitarra d'oro che ricevi, mi pare con due fatture differenti le une dall'altra, per cui poi sei uno dei pochi che può notare la differenza. Lo scorso anno ha inciso nuovamente l'integrale delle opere per chitarra di Villalobos, compiendo un attento riscontro sui manoscritti. Proprio questa attività di ricerca è all'origine dell'incarico conferitogli dall'editore francese Max Schick per la realizzazione di una nuova edizione critica in 6 volumi dell'opera omnia per chitarra del compositore brasiliano. Insegna chitarra, e per noi un vanto, presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Credo di poter rivolgere a Frederick una domanda che forse non si può rivolgere a nessun altro chitarrista dell'orbe terracqueo. Zigante ha reinciso tutta l'opera di Villalobos a distanza di 20 anni circa dalla prima incisione, forse un pochino meno, non ricordo, o una ventina, 19. È un'esperienza che capita ai grandi pianisti con le sonate di Beethoven, ai grandi organisti con le toccate, le fughe di Bach. Come ha affrontato un chitarrista unico, secondo me, al mondo, o forse non sono a conoscenza, una reincisione di questa portata? Ma anche con un po' di timore, veramente, si poteva anche fare di peggio rispetto alla prima volta. Comunque l'ho affrontato non per così aggiungere, come dire, questo nuovo evento alla mia carriera, ma semplicemente perché avevo continuato dopo il primo disco, che
stato nel 94 a suonare questo repertorio in pubblico e poi avevo fatto molte ricerche e trovavo che dopo appunto 19 anni avevo un modo di suonare completamente diverso questa musica, vedevo delle cose che all'epoca non vedevo e quindi mi sembrava giusto e significativo riprendere il discorso. Allora questa chitarra d'oro vuol dire che è meritata, perché evidentemente questa reincisione ha avuto un grande riscontro presso gli addetti ai lavori. Complimenti. Grazie. Grazie. Per la ricerca musicologica Andrea Stevens. Giovanni Podera, ci pensi tu? La motivazione. Nato nel 1958 nella regione del Reno-Arnarat in Germania, ha completato i suoi studi presso la scuola musicale Schumann di Düsseldorf, nella classe di chitarra del professor Kerstin Maritta. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Leo Brauer, Abel Carlevaro, Goran Ragoznik, David Russell, Carl Scheid e Raffaella Smith. Ha al suo attivo incisioni discografiche e per molti anni ha suonato musica cameristica in varie formazioni. Ha costituito nel 2007 la Guitar Ensemble di Monaco di Baviera, formazione che si è affermata a livello internazionale. Insegnante dal 1980 presso la scuola di musica Schumann di Düsseldorf, negli ultimi anni è divenuto un musicologo di riferimento per la storia e il repertorio della chitarra ed è responsabile del concorso di chitarra Albert di Gauting. Determinato il suo recente contributo per il ritrovamento di migliaia di opere originali per chitarra custodite nella Biblioteca Statale di Monaco di Baviera. Non vorrei fare delle ingiustizie, ma siccome Andreas ci ha parlato in maniera veramente perfetta prima di questa Sammlung, di questa collezione bellissima, io direi che gli possiamo solo tributare un applauso per tutto il lavoro che sta facendo. Andreas ha anche inciso un interessante CD dedicato alle musiche di Heinrich Albert, che non è solo stato un importante revisore, un importante musicologo, ma anche un compositore di valore. E, per esempio, Andreas durante le sue ricerche aveva anche trovato una piccola Ständchen, cioè una serenata per flauto, violino e chitarra, che è diventata, io suono in una formazione di questo genere, è diventata per molto tempo un nostro bis, perché è un pezzo di un linguaggio diverso dal solito linguaggio dell'Ottocento e portava la firma, anche questa appunto, di Heinrich Albert. Perciò non gli faccio nessuna domanda, non ti faccio nessuna domanda, ma ti facciamo ancora un applauso per il tuo lavoro e ti ringraziamo per questo. Per la promozione Bernard Maillot. Premio a Filippo Michelangelo. Motivazione. Seguendo la strada intrapresa dal padre, discendente da una famiglia di musicisti e violinista egli stesso, dirige con professionalità e passione la Savarez, uno dei più importanti produttori di corde per chitarra. Fondata nel 1770, l'azienda francese nel corso degli anni si è imposta per l'altissima qualità dei suoi prodotti. Mediante una costante ricerca, Maillot ha introdotto tecnologie moderne di mulatura, calibrazione e controllo delle intonazioni, ideando efficaci tensioni delle corde. Grazie alla creazione delle fibre composite per corde armoniche sono nati i modelli Alliance e Corum, un vantaggio decisivo non solo per la chitarra ma anche per il violino, la viola, l'arpa e il liuto. Savarez produce oggi una vasta gamma di modelli utilizzati e apprezzati da migliaia di musicisti in tutto il mondo. Filippo Michelangelo.
io le vorrei dire due parole su Messer Maillot, che conosco da 20 anni, che vedo naturalmente tutti gli anni nelle fiere internazionali. È un uomo d'affari, è un grande businessman che lavora in tutto il pianeta, perché esporta le sue corde in tutto il mondo. Però una domanda che è 20 anni che le vorrei fare, adesso finalmente mi cavo la soddisfazione. Lei è un industriale, ma è anche un uomo molto appassionato di musica e di musicisti. Alla fine, qual è la soddisfazione più bella? Una vendita o vedere un artista che suona le sue corde? Allora, a me è facile rispondere, grazie di darmi l'occasione di parlare italiano, perché nessuno ha sentito la mia voce. No. Sì, è una cosa che vorrei dire, pensavo veramente questa domanda, mi fa piacere, perché infatti certo facciamo business, come dicevo, in queste ditte siamo tante piccole ditte che sono vecchie, con il proprietario, siamo tutti sia musicisti sia appassionati di musica. E io stavo lavorando benissimo in una banca di affari a Parigi quando mio padre ha preso la sua pensione. Mia madre mi ha chiamato e ha detto: allora cosa facciamo, perché sparisce questo riparto di musica? E dopo 6 mesi ho detto: io ritorno. Il motivo era la musica, niente altro. Avrei potuto anche essere musicista, ma la mia madre si è organizzata per farmi fare business. Dunque ho detto: che facciamo business insieme, ma è mio piacere di essere con voi, assolutamente. Dunque sono ritornato a prendere il posto di mio padre, soltanto perché sono appassionato di musica e non viaggio senza CD, senza musica, senza MP3. Per me la musica è la cosa essenziale della mia vita. E poi sono in ammirazione di grandi musicisti che mi fanno avere emozioni incredibili. Devo dire grazie a voi per questo. Questo che faccio lo faccio facilmente grazie a voi, niente altro. E bisogna dire dopo, perché bisogna vivere. Grazie mille. Grazie. Premio della giovane promessa, Cecilio Pereira. Motivazione: messicano, formatosi nell'Università di Musica di Xalapa, ha partecipato a numerosi festival internazionali frequentando masterclass con John Williams, David Russell, Angel Romeo, Paolo Pegoraro, Pavel Steiner e molti altri grandi chitarristi di fama internazionale. Ha suonato come solista con orchestra negli Stati Uniti, Canada, Cuba, Costa Rica, Belize, Austria, Germania, Bulgaria, Slovenia, Spagna e Italia. Ha anche partecipato a programmi televisivi e radiofonici e si è esibito in molti teatri d'Europa e d'America. Attualmente affianca Elliot Fisk presso il Mozarteum di Salisburgo in Austria. Il suo repertorio spazia dalla musica rinascimentale con il liuto alla musica contemporanea e da camera. Nel 2011 ha vinto il primo premio al concorso internazionale Michele Pitaluga di Alessandria. Che ha avuto su di te il fatto di aver vinto l'anno scorso qui in Alessandria e di aver potuto fare una 30 di concerti in giro per il mondo? Sì, è stata un'esperienza molto importante nella mia vita, forse una delle più importanti nella mia carriera musicale, e certamente lo posso dire, ha cambiato la mia vita nella chitarra. Dopo il concorso di Alessandria sono andati tanti concerti in tanti paesi, la Russia, Finlandia, Estonia, USA, Canada, Germania, Spagna, Italia, quasi tutte le messe. È stata un'attività molto molto intensa e ho imparato tanto della vita, di come suonare, di come fare tante cose. Ha cambiato la mia vita, sono molto molto felice di questa esperienza. Alessandria resta nel mio cuore. Questo logicamente ci riempie di orgoglio, ma ti facciamo un augurio. Siccome tu sei molto giovane e quindi speriamo che tu abbia ancora una lunga vita davanti, speriamo che tu abbia altrettante soddisfazioni e tu possa nuovamente cambiare 2 o 3 volte in meglio la tua vita. Certo. Ok? Grazie.
Siamo giunti alla chitarra più non prestigiosa, perché sono tutte prestigiose uguali, però colui quale ha dedicato una vita per la chitarra. E se mi permettete, vorrei, l'abbiamo premiato tutti, no? Marco solo io, quindi vorrei premiarlo io. Thomas Eck. Ha svolto un instancabile e scrupoloso lavoro di ricerca sulla storia e letteratura della chitarra, in particolare riguardo autori classici, basta pensare alle sue importanti pubblicazioni su Mario Giuliani. Formatosi in California e a Parigi, Università di Notre Dame, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e borse di studio anche in Italia, Austria e Olanda. Professore emerito fino al 2000 all'Ohio State University, ha successivamente collaborato con la Santa Barbara City College, impegnandosi nel programma Omega, attivo anche come chitarrista, compositore e arrangiatore, ha istituito la Guitar Foundation of America ed è autore del volume Picturing Performance, The Chronography of the Performing Arts in Concert and Practice, che ha riscosso numerosissimi consensi. Se magari dare un titolo un po' più corto, mi metteva meno in difficoltà. Thomas Eck. Ribadisco il concetto che Thomas Eck oggi è la dimostrazione che l'amore per la musica e per la chitarra fanno superare anche momenti difficili dal punto di vista della salute, perché oggi non pensavamo di averlo qua e pensavamo che se ne stesse a riposo, ma lo vediamo benissimo e gli facciamo tutti i nostri migliori auguri. Però, work in progress, la tua rubrica su Soundboard, which are your present work in progress? Quali sono i tuoi in Italia? In Italia, sì. Oh, sto facendo una ricerca attuale sulla chitarra cosiddetta francese. Come mai francese? Come quanto, ad esempio, napoletana o italiana? Allora, vedremo i risultati fra poco. E voglio ringraziare tutti per la vostra buona volontà e ho intenzione di continuare a vivere una vita per la chitarra. Grazie in particolare agli amici della città di Alessandria che mi hanno aiutato recentemente. Sì, molto. Insomma, grazie a tutti. Ringraziamo Thomas Eck per ciò che rappresenta e per ciò che farà ancora per lungo tempo.